Professore, lei è docente di vari corsi di fisiologia, neuroscienze, neuroeconomia, neuromarketing e bioingegneria, nonché autore di 250 pubblicazioni scientifiche. Può dirci concretamente quali scenari ci attendono dal connubio di queste differenti discipline? Sì, l'idea generale è che negli ultimi 10 anni le neuroscienze hanno fatto comprendere molto di come ragioniamo e di come facciamo le nostre scelte, sia al supermercato, sia quando dobbiamo comprare un'automobile, ma anche quando dobbiamo decidere se prendere la scorciatoia, ad esempio nella macchina, o fare la fila un po' più lunga su una strada più sicura. Le neuroscienze ci informano, ci hanno ormai aperto la mente sul fatto che esistono molti centri di decisione che abitano all'interno del nostro cervello. E quindi le nostre scelte non, certe volte non sono totalmente note a noi stessi. Il contributo fondamentale delle neuroscienze in questo settore è di poter misurare certi processi, certe attività cerebrali, che poi ci possono rendere edotti dei motivi per cui facciamo certe scelte. Questo può essere utile nel campo del marketing, per capire come reagiamo alle pubblicità che quotidianamente ci vengono propinate. E anche all'interno di contesti più seri, all'interno del settore dei trasporti, in cui in un prossimo futuro i dispositivi di trasporto, le macchine, gli aerei, i treni, potranno sapere in che condizioni è il guidatore e potranno essere informati circa il suo stato interno. Quali risultati possono ottenersi applicando le neuroscienze al business? Ci sono grossi margini per migliorare la qualità della comunicazione pubblicitaria, la qualità dei prodotti, perché possiamo misurare come le persone, come noi, reagiscono alla comunicazione pubblicitaria. È possibile quindi fare messaggi che servano di più anche al consumatore o alla persona per capire le potenzialità dei prodotti. Inoltre, e questa è la prossima grossa rivoluzione che ci attende, possiamo chiudere il cerchio fra noi e i dispositivi, fra noi e le macchine, i sistemi di trasporto, potendoli informare del nostro stato interno. Quindi vuol dire macchine intelligenti, aerei intelligenti, computer sempre più intelligenti. Quali novità verranno presentate nel corso di Certamente 2018? Certamente il 2018 rappresenta un punto in cui le migliori pratiche dell'impiego delle neuroscienze vengono fatte vedere dal punto di vista applicativo in casi che provengono da tutto il mondo. Quindi potremo vedere come mediante le semplici risposte delle persone con una tastiera si possono inferire i loro atteggiamenti impliciti circa molti prodotti. Potremo vedere come l'analisi degli advertising pubblicitari si possa giovare della misura dell'attività cerebrale. In altre parole, dopo tanta accademia, nel corso di questi meeting certamente si vede come praticamente le conoscenze si possono tradurre in un vantaggio competitivo per le aziende che le impiegano.